Possiamo dire ai cattolici, a quella parte del mondo cattolico che fa fatica Certo. a pensare che questa enciclica è dentro, È profondamente è incarnata proprio nella incarnata realtà. dentro la realtà e anche Certo. nella dottrina sociale della Chiesa, dobbiamo dire C'è un che... comandamento che dice non uccidere. Anche l'inquinamento fa morire. Eh beh, l'abbiamo Grazie. visto È proprio. molto sintetico, semplice, diretto e chiaro. Gli studenti della Tuscia, pure i pesticidi sono stati chiamati in causa. Sì, i pesticidi, Voi infatti. studiate agraria? Noi studiamo agraria, sì, se C'è ultimo la anno possibilità di magistrale. un'agricoltura pulita? Allora, in realtà l'Europa sta facendo qualche cosa, perché con la comunità europea si è indetto comunque la PAC e il PSR, che poi Non mi dica cosa, non ho capito niente. Fanno qualcosa, ma... sono politiche agricole comunitarie, Ok. quindi vengono stanziati fondi agli agricoltori che appunto vanno a coltivare in biologico, vanno a costruire delle fasce di rispetto, quindi l'Europa diciamo che sta facendo qualche Qualcosa. cosa da questo punto di vista. Speriamo. Speriamo, sì. Speriamo. Noi abbiamo un caso però, perché di tutti i casi... Tutti i casi inquinatissimi che abbiamo in Italia e che non si bonificano mai, uno è stato bonificato. Prima lì il vino sapeva di smog e adesso invece è pregiato. Stiamo parlando di Cengio. La nostra Luciana Colluccello è andata lì a vedere cosa è successo nell'unico caso di bonifica andata a buon fine. Vediamo. Siamo nella Valle Bormida, al confine tra Liguria e Piemonte, e quello che state per vedere è il classico racconto di un disastro ambientale. C'è un fiume inquinato, c'è la gente che protesta e c'è una fabbrica dei veleni. Eppure questa è una storia completamente diversa da tutte le altre. Sapete perché? Perché è finita bene. Questa scolaresca è venuta in gita lungo il fiume Bormida. Quanto vi piace fare le lezioni qui invece che in classe chiusi? Bellissimo! Lo sapete perché l'acqua è così importante? Perché noi senza acqua non possiamo vivere. Mi descrivi il profumo che sentite Si sente l'aria pulita. A noi la natura li vogliamo bene. Loro oggi il fiume lo vedono così, pulito e trasparente. Ma ecco i disegni che i loro genitori facevano negli anni Ottanta, quando erano bambini come loro. La fabbrica è descritta come un mostro. Il fiume è sempre nero. E i disegni sono pieni di immagini di morte. Questo signore si chiama Matteo Barbiero e quando il fiume era così. Lui protestava così. Nella mia valle, nelle mie zone, esiste un fiume, tutto marrone. Però non è di Coca-Cola, né caramelle alla nocciola. La canzone l'ha scritta mia mamma, sì. Questo fiume una volta era tutto sporco quando ero bambino, era veramente nero e aveva un odore che era veramente terribile. Il fiume era nero perché dal 1882 veniva utilizzato come scarico di rifiuti tossici. Il vino che si beveva sapeva di veleno. Sapeva di fenolo. Di fenolo. La fabbrica dei veleni era questa, l'ACNA di Cengio, che ha prodotto esplosivi, armi chimiche e coloranti. Per oltre un secolo la Val Bormida è stata teatro di un conflitto fratricida. Da una parte chi difendeva il diritto al lavoro, dall'altra quello ad un ambiente sano. Lo chiamavano via Mauthausen perché quelli che lavoravano in quegli impianti erano destinati sicuramente a morire anche abbastanza presto. E poi, a un certo punto, è successo qualcosa. Un gruppo
gruppo di giovani, convinti che un nuovo modello di sviluppo era davvero possibile, hanno guidato senza fermarsi mai gli ultimi 10 anni di proteste, fino a che nel 1999... Abbiamo fatto lotte spietate a tutte le maniere, poi siamo riusciti a raggiungere lo scopo di far chiudere l'ACNA. Oggi il fiume è pulito, gli allevatori fanno un ottimo formaggio, la nocciola viene esportata in tutto il mondo e il vino è tornato pregiato. Addirittura io sto facendo il biologico, sono 3 anni di seguito che prendiamo il premio del Dolcetto e del Nebbiolo alla Duia d'Or di Asti, concorso nazionale. Morale della favola? Se la gente decide che un luogo, un mare deve tornare a vivere, questo può succedere. La valle l'ha dimostrato, con un fiume morto per 100 anni, ma morto, per 100 anni, che in pochi anni da solo è tornato a vivere. Cioè 117 anni spazzati via da un paio d'anni praticamente. Sì, in Val Bormida è successo quasi un miracolo, potrei dire, ma questo è un miracolo che si può produrre dappertutto. E quindi Luciana, con l'uccello...